Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Fame Chimica. Avete presente il detto in cui si dice che i nobili hanno il sangue blu? Beh, ovviamente una bufala di proporzioni cosmiche, però ha un po' di verità sul fondo. Quindi, senza ulteriore indugio, facciamo un bellissimo tuffo carpiato nel variopintissimo mondo del sangue. Sigla! Ma prima di divertirci esplorando l'arcobaleno dei fluidi corporei, cerchiamo di capire cos'è questo benedetto sangue. Dunque, il sangue è un tessuto fluido presente nell'essere umano e negli altri animali dotati di apparato circolatorio. Assolve numerose funzioni essenziali, in primo luogo il trasporto di ossigeno e nutrienti alle cellule dell'organismo e la parallela rimozione da esse di anidride carbonica ed altri metaboliti. Grazie Wikipedia. Ed è proprio il diverso modo di trasportare ossigeno quello che conferisce al sangue il suo colore caratteristico, o almeno nella maggior parte dei casi. Ma partiamo da qualcosa che conosciamo bene. Il sangue umano, come quello della maggior parte dei vertebrati, è rosso. E questo colore è dato dall'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi che ha appunto il compito di trasportare ossigeno e anidride carbonica avanti e indietro lungo il sistema circolatorio, ossigenando i tessuti e tenendoci fondamentalmente in vita. Ma basta con esplorando il corpo umano, che l'avrete già visto abbastanza da piccoli. Siamo qui per parlare di chimica e di chimica parleremo. Il colore del sangue umano rosso è dovuto alla presenza di ferro all'interno della molecola di emoglobina, ma non solo. L'emoglobina è anche una sostanza detta cromofora, il che vuol dire che assorbe certe lunghezze d'onda della luce e lascia passare altre lunghezze d'onda che sono responsabili del colore. Ecco, la condizione necessaria perché una molecola sia cromofora è la presenza di legami multipli e come potete vedere l'emoglobina ne è piena e per questo è anche chiamata pigmento respiratorio. Ma come vi abbiamo detto dell'intro, non siamo qui per parlarvi solo di sangue rosso, quindi andiamo avanti. In passato si credeva che i nobili avessero il sangue blu. Questa era una credenza dettata dal fatto che fossero molto pallidi e le vene risaltassero molto, sembrando quasi bluastre. In realtà questo qua è solo un effetto ottico, dovuto dall'interazione della luce con il sangue, ma soprattutto con la pelle. Tra l'altro ci siamo accorti, studiando per fare questo video, che esistono certi gruppi americani in cui la gente crede effettivamente che il sangue sia blu e che diventi rosso semplicemente a contatto con l'aria una volta uscito dal corpo. Come abbiamo fatto a non pensarci alle... Esistono però numerosi animali che hanno il sangue veramente blu, primi fra tutti rani, crostacei e molluschi. La colorazione blu del sangue è dovuta alla presenza di un altro pigmento respiratorio che è chiamato emocianina. E l'emocianina differisce dall'emoglobina, oltre che per la diversa struttura molecolare, anche per la presenza di atomi di rame anziché atomi di ferro. Ed è proprio la presenza del rame che conferisce al sangue il colore blu. Infatti il sangue sarà blu quando ossigenato, con il rame nel suo stato di ossidazione più 2, e invece sarà trasparente quando deossigenato, con il rame al suo stato di ossidazione più 1. Ma ora passiamo ad un'altra classe di esseri viventi. Questi in particolare hanno il sangue verde, e sono gli irlandesi. No vabbè, scherzi a parte, stiamo parlando dei vermi e delle sanguisughe. Queste adorabili bestiole possiedono un pigmento respiratorio che si chiama clorocruorina, che a dispetto del nome non contiene assolutamente atomi di cloro. Anzi, a livello di struttura è quasi uguale all'emoglobina, compreso l'atomo di ferro. L'unica differenza sta nella presenza di un gruppo aldeidico al posto di un gruppo vinilico. Stranamente, poi, soluzioni concentrate di clorocruorina presentano un colore rosso chiaro. In aggiunta, molti degli esseri viventi che possiedono questo pigmento respiratorio hanno anche l'emoglobina, che ne maschera il colore, nascondendo il verde con il più classico dei rossi. Ma se ci spostiamo in Papua Nuova Guinea, troviamo un altro simpatico animaletto dal sangue verde. Infatti, come la maggior parte dei vertebrati, la prasinoema, che significa letteralmente sangue verde, presenta all'interno del proprio sangue emoglobina. Quello che però rende il suo sangue verde è la presenza di una molecola che deriva dallo smaltimento dell'emoglobina, detta biliverdina. Infatti, a differenza degli esseri umani che smaltiscono l'emoglobina nel fegato, rompendola prima in biliverdina e poi in bilirubina, queste lucertole si fermano al primo passaggio, accumulando quindi all'interno del sangue biliverdina che lo rende immancabilmente verde. Ma non ci limitiamo solo a questi tre colori. Esistono animali stranissimi, come per esempio il pesce pene che ha il sangue viola, o il cetriolo di mare che ha il sangue giallo. Anche se uno degli esempi più interessanti è quello del pesce ghiaccio coccodrillo. Questo simpatico pesciolino vive nelle acque gelide dell'Antartide e, a causa della totale assenza di pigmenti respiratori, ha il sangue incolore. Ma come fa a respirare senza pigmenti respiratori?
Beh, la risposta, come nel nostro primo video, sta nella solubilità dei gas in acqua. Infatti le acque gelide dell'Antartide contengono molto ossigeno disciolto al loro interno, il che permette a questo pesce di respirare e di assorbirlo direttamente dall'acqua, forse probabilmente anche a causa del fatto che è totalmente liscio, non ha scaglie. Inoltre è un pesce estremamente sedentario, molto pigro, che consuma meno ossigeno rispetto ad altri tipi di pesci più attivi. E con questo finisce la nostra carrellata di 50 o quasi sfumature di sangue, anche se ovviamente per questioni di tempistiche abbiamo dovuto limare un pochino i contenuti. Sì, l'argomento è vastissimo e come al solito se siete secchioni o se non vi fidate di noi due, sotto in descrizione vi lasciamo le fonti che abbiamo usato per la realizzazione del video. Quindi detto questo, vi diamo appuntamento al prossimo video di Fame Chimica. Ciao!